superficie 25.402 km². Popolazione 4.375.865 abitanti. Densità di popolazione 172 abitanti per chilometro quadrato. Capoluogo Torino. Città principali Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli. Il Piemonte è la seconda regione d'Italia per dimensioni, più piccola solo della Sicilia. Confina a ovest con la Francia, a est con la Lombardia e a sud con la Liguria. È una regione prevalentemente montuosa. A nord e a ovest si estendono le Alpi, con alcune delle cime più alte d'Italia, come il Monte Rosa, il Gran Paradiso e il Monviso. A sud si trova Appennino Ligure. Al centro della regione si estende la zona collinare, che comprende il Monferrato e le Langhe. Le colline digradano nella parte più occidentale della pianura padana, dove sorgono le città più importanti e altamente industrializzate della regione. Il Piemonte è attraversato da ovest a est dal fiume Po, che nasce dal Monviso, la cima più alta delle Alpi Cozie. È ricco di affluenti, alcuni provenienti dalle Alpi, come il Ticino e il Sesia, altri dagli Appennini, come lo Scrivia e il Tanaro. In Piemonte si trovano anche dei laghi molto belli e suggestivi, come il Lago Maggiore e il Lago d'Orta. Il clima è alpino sulle montagne, con inverni lunghi e freddi, estati fresche. Nelle zone pianeggianti è più continentale, con inverni freddi ed estati calde e afose. Il Piemonte è una regione densamente abitata, soprattutto in pianura, dove si concentrano le vie di comunicazione e le attività industriali e commerciali. L'agricoltura varia in base al territorio. In pianura, vicino alle città di Novara e Vercelli, la coltivazione del riso è altamente specializzata. Nella zona collinare, in provincia di Asti, i due vigneti del Monferrato e delle Langhe producono vini rinomati. La zona di Alba, invece, è famosa per il tartufo, le nocciole e il cioccolato. Anche l'allevamento è molto sviluppato, soprattutto quello dei bovini. Il settore secondario è trainato dalle industrie automobilistica, meccanica e siderurgica. Grazie ai prodotti del settore primario, sono inoltre diffuse industrie alimentari e vinicole. Il settore terziario occupa gran parte dei lavoratori piemontesi. Nelle grandi città sono presenti banche, servizi assicurativi e commerciali, e centri per la ricerca scientifica e tecnologica. Il turismo è molto sviluppato grazie alle meravigliose località montane, che offrono una fitta rete di impianti di risalita e strutture alberghiere. Anche le sponde del Lago Maggiore e del Lago d'Orta sono mete turistiche molto ambite. Per favorire il turismo, ma anche per permettere la circolazione dei prodotti derivanti dai settori primario e secondario, le vie di comunicazione sono molto sviluppate. Strade, autostrade e trafori collegano il Piemonte a numerose città italiane, francesi e svizzere.